Nella serata di ieri, mercoledì 28 marzo, si è tenuta al Teatro Garibaldi di Lucera una conferenza, un talk show, secondo il formato televisivo dato all'evento, per commemorare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, conferenza organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lucera. All'evento hanno partecipato in qualità di relatori esperti di differenti campi e specializzazioni, accomunati tutti però dalla passione per la storia. Come moderatore della conferenza, Michi De Finis, noto giornalista ed editorialista, il quale nel suo intervento introduttivo ha lodato la città di Lucera per il costante e sobrio impegno profuso nell'organizzazione degli eventi commemorativi del Risorgimento italiano. Lo stesso sindaco Pasquale Dotoli ha ricordato non solo l'impegno della città di Lucera per quanto riguarda la commemorazione dell'Unità d'Italia, ma anche la sua partecipazione attiva, seppur tramite personaggi storicamente minori, al processo unitario. Partecipazione è testimoniata dalle numerose tracce presenti negli archivi, nelle vie e nei palazzi cittadini. A prendere successivamente la parola è stata Bianca Tragni, giornalista, scrittrice e nonché ex professoressa, la quale, anche un po' provocatoriamente, ha dichiarato che è giusto celebrare la memoria della nostra unità, ma che come in ogni commemorazione che si rispetti, occorre ricordare soltanto le belle cose, tenendo sì presenti gli errori, ma non celebrandoli. Ma che serve rinvangare gli odi, le fazioni, le guerre civili, i massacri, le violenze, le turpitudini che sono state commesse? Allora lasciamo stare le turpitudini. Io vi propongo, signore e signori, gli eroi del Risorgimento. Yes. A seguirla nella dissertazione è padre Mario Villani, che ha illustrato i primi processi storici, in un certo qual modo, precursori delle dinamiche unitarie. Una sorta di nucleo protunitario che a suo dire risale al Cinquecento, periodo durante il quale in Italia si assiste alla nascita delle società dei letterati. La conferenza è inoltre animata da vivaci polemiche circa le differenti letture del medesimo processo, date dai differenti relatori. Polemiche che hanno raggiunto il culmine durante l'intervento della dottoressa Filomena Arena, specialista in pedagogia clinica, la quale ha sostenuto che il sistema scolastico italiano, riferendosi ovviamente anche ai testi utilizzati dagli alunni, non deve assumere posizione sulla lettura del Risorgimento. Nel mezzo della conferenza è intervenuto l'assessore comunale alla cultura Costanza Di Sieno, che ha sottolineato l'importanza dell'analisi delle vicende che hanno composto il Risorgimento italiano al fine di sensibilizzare la popolazione sul sentimento dell'essere italiani. Interessante, anche se ha suscitato una piccola contestazione, l'intervento di Luca Pernice, giornalista di Teleblu, il quale ha tracciato un parallelismo tra le attuali vicende di cronaca del Gargano, per intenderci la tristemente famosa faida, e quella dei briganti. Ancora adesso i famosissimi latitanti della faida del Gargano utilizzano esattamente gli stessi trattori che utilizzavano i briganti, utilizzano le stesse masserie e utilizzano purtroppo anche gli stessi metodi omicidiari che utilizzavano i briganti. A concludere la conferenza Gianfranco Nassisi, medico, che ha elencato i soprusi commessi nei confronti del Regno delle Due Sicilie, e Viviano Iazzetti, direttore dell'Archivio di Stato di Foggia, che ha descritto la cornice entro cui si sono svolte le vicende unitarie e invitato gli spettatori presenti a frequentare l'Archivio di Stato di Lucera per ottenere una documentazione di prima mano in merito al Risorgimento. Dalla conferenza è emerso in conclusione che il tema del Risorgimento italiano continua a generare lo stesso dibattito e la stessa passione di 150 anni fa.